Come vedete, questo è un mezzo estremamente compatto, pensato per la città, totalmente elettrico. Siamo nell'azienda che lo produce. Adesso vi faremo vedere la linea di montaggio. Come sempre, batteria a ioni di litio. Vi presento uno dei titolari della, il titolare della società. Vi faremo vedere la catena di montaggio e come vedete, un mezzo estremamente piccolo, semplice. Facciamo vedere subito l'estrazione della batteria. Certo. Perché anche questo, come i ciclomotori che vi abbiamo fatto vedere un paio d'ore fa, anche questo ha la particolarità che la batteria è estraibile e quindi la si può portare tranquillamente a casa, in ufficio, per ricaricarla con grande comodità. Quindi batteria a ioni di litio, vedete, l'hanno già pensata, il genio italiano l'ha già pensato come un pratico trolley. Tra l'altro questa è una batteria al litio di una chimica leggermente diversa, per cui qua mi dicevi siamo sui 1500 cicli. Tra i 1000 e 1500 cicli di ricarica, quindi parliamo di un chilometraggio, diciamo, complessivo prima di doverla cambiare, di, diciamo, dai 30-60 mila chilometri. Ok, quindi questa è una vettura che ha un'autonomia di quanti chilometri circa? C'è la taglia da 50 e la taglia da 100. 50 oppure 100 chilometri. Presumo che come tempi di ricarica saremo attorno alle 4-5 ore? Sì, infatti, dal tempo di ricarica però per noi è un elemento che rischia di essere addirittura quasi ingannevole, ci abbiamo lavorato tanto sopra, nel senso che per noi la cosa fondamentale non è tanto ricaricare velocemente, ciò che è fondamentale è non perdere tempo. E quindi abbiamo voluto fare una batteria estraibile in modo tale da poterla ricaricare in qualsiasi presa, in qualsiasi stanza, in qualsiasi palazzo, in qualsiasi città nel mondo. Allora qua, secondo la nostra filosofia, sta il vero risparmio di tempo, oltre che fare un'aria pulita, che aiutare a fare in modo che l'aria rimanga pulita, e anche aiutare la gente a risparmiare del tempo. Poter ricaricare la batteria ovunque, non dipendendo dalle infrastrutture di ricarica e ricaricandola lentamente ma ovunque, permette veramente di liberare il tempo, per cui io questa la ricarico di notte, mentre dormo, in salotto, in ufficio, al ristorante. Prima di far vedere proprio il cavo di ricarica, una cosa la volevo dire generica ma estremamente importante. Perché ci tengo a farvi vedere questo mezzo così compatto, se volete farlo vedere anche di lato, perché veramente è molto molto piccolo e quindi pensato per l'uso cittadino? Perché le città sono il cuore del cambiamento, della transizione, perché le città coprono il 2% della superficie terrestre, però hanno il 50% degli abitanti, consumano il 75% dell'energia ed emettono l'80% dei gas climalteranti. Quindi le città sono chiaramente il problema principale da risolvere, in questo caso in termini di mobilità. Si riesce a vedere proprio dove attacco? Sì, il cavo di ricarica. Si porta il caricatore allora, il cavo di ricarica lo sto prendendo proprio dall'interno della macchina, e a quel punto questo viene fornito con la sua valigetta marchiata, allogata nostra. Okay. E generalmente ce n'è uno in macchina e uno a casa, in modo tale che uno può portarsi in giro quello della macchina. Quindi questo si attacca alla normale presa 220 220 di esatto, casa. Esatto. E poi si attacca, esatto. Si attacca qui. Benissimo. Ricarica lenta è per permettere a chiunque di ricaricare. Cioè, la velocità di ricarica elevata è una soluzione per poter risparmiare del tempo, ma non flessibilità, diciamo così. Questa batteria, il caricabatteria assorbe un kilowatt, quindi un kilowatt significa poter ricaricare in qualsiasi corso corrente, anche in un palazzo vecchio degli anni 60. Certo. Per noi è più importante questo, poterlo ricaricare dappertutto, piuttosto che ricaricarlo velocemente solo in pochi punti. Quindi la ricarica lenta non è tanto fatta per le batterie, quanto fatta per permettere alla gente di caricare veramente ovunque. Anche quelli che si chiamano biberonaggi, cioè anche poter ricaricare mentre mangio una pizza. Benissimo. Facciamo vedere un attimo giusto l'interno, visto che abbiamo fatto vedere l'esterno. È un due posti compatto, naturalmente è chiaramente una vettura pensata proprio per muoversi in città, semplicissima. Io sono passato velocemente. Tra l'altro, ricordiamolo, questi sono mezzi, lo dico soprattutto per i genitori, che sono omologati come quadricicli, quindi si guidano anche a 16 anni.
si vedono anche a 16 anni. Anche a 14. Anche a 14 anni, anche a 14 anni. Quindi io per primo che ho due figli, insomma, piuttosto che farli girare e prendersi l'acqua, questa è una soluzione interessante. Chiaramente c'è solo il freno e l'acceleratore, non c'è assolutamente il cambio, non c'è assolutamente la frizione, quindi è estremamente semplice da usare, però sono su un mezzo coperto, posso andare a fare la spesa, posso raggiungere il posto di lavoro. Anche un posso... bagagliaio, credo. Sì, in questo caso c'è la dietro i sedili, però c'è quel modello che invece sarà molto più spazioso. C'è una particolarità di questo mezzo. Noi personalmente crediamo che lo sharing, che questo non lo crediamo noi, lo credono tutti, il condividere i mezzi è l'evoluzione verso cui sta andando la mobilità, perché anche ancora qui, anche in questo è come per la batteria, c'è un concetto di efficienza, cioè se io il mezzo lo utilizzo per 1 o 2 ore al giorno, poi il resto del tempo. Sono cose di cui ho ribadito l'importanza questa mattina e che sto, diciamo, divulgando da 2 anni. Trasporto merci, trasporto pubblico, taxi, noleggio, sharing sono le prime categorie che utilizzeranno questi mezzi, perché facendo molti chilometri all'anno ammortizzano molto velocemente diciamo il costo di acquisto. Invece il mezzo privato fa 12.000 km all'anno, quindi veramente pochi. Anche se questo però è un mezzo comunque pensato per l'ambito urbano. Ed è pensato specificatamente per lo sharing perché? Perché il 100%, forse questa è un po' la nostra particolarità, il 100% dei mezzi è già predisposto con l'hardware e il software necessario per fare lo sharing, cioè noi abbiamo il nostro hardware, il nostro software, la nostra piattaforma. Per cui il cliente acquista il mezzo, se vuole utilizza la card unlimited, che quindi diventa una vera e propria chiave e viene utilizzata come una chiave. Se no c'è la medesima card, che è rechargeable, che io posso decidere di condividere in forma gratuita con i miei parenti, in forma di rimborso con i miei vicini di casa, in forma professionale onerosa con i miei vicini di quartiere. Quindi la nostra filosofia è che il 100% dei mezzi deve poter essere condiviso e quindi noi li facciamo tutti così. Quindi sta un po' al cliente, il mezzo è lo stesso, l'hardware è lo stesso e il software è lo stesso. Sta un po' al cliente capire se è un utilizzo più privato o più professionale. Come applicarlo. Bene, vi facciamo vedere la filiera, la catena di montaggio, ci tengo perché qui è quasi tutto italiano. Dicevamo che a parte le celle delle batterie che arrivano dall'estero però vengono assemblate in Italia, tutto il resto è italiano. Certo, le batterie stesse, beh, ma seguite. Partiamo un attimino, vi facciamo vedere velocemente la catena che così ci rendiamo conto. Ovviamente l'azienda non produce esclusivamente questo prodotto, però ci limitiamo a farvi vedere appunto la produzione di questo mini veicolo. Allora tutto comincia da qui, questa è la linea di assemblaggio. Una cosa su cui... Questo è alluminio? Questo è acciaio. Una cosa su cui vorrei farvi soffermare, se si riesce a fare un piccolo campo un po' lungo lì, e quanto corta è, quanto breve è questa linea di assemblaggio, perché è pensata la produzione, è pensata in modo da renderla facile e flessibile sia negli aumenti che nelle diminuzioni di produzione. Il cuore è questo è il cuore del veicolo, e il cuore però sarebbe il caso di dire lo scheletro, la corazza, la protezione, perché questo è ferro, esatto, spessore 3 mm ed è profilato e di fatto è lo chassis di sicurezza. Cosa succede? Che la maggior parte dei veicoli di solito lo chassis lo ce l'ha, ce l'hanno tutti quanti, però lo nasconde, lo copre con dei particolari estetici. Noi, facendo un veicolo piccolo ed essendo anche non grossi come azienda, abbiamo voluto mantenere l'essenziale ed eliminare tutto quanto superfluo, per cui abbiamo portato in evidenza il telaio, l'abbiamo ingentilito, l'abbiamo arrotondato, l'abbiamo colorato, è l'unico componente colorato del veicolo. E di fatto abbiamo eliminato tutti i componenti estetici inutili e abbiamo mantenuto solo questo, che diventa un po' la nostra firma. Come una moto naked. Come una moto naked, esatto. Questa è una gabbia di protezione ed è sicuramente indistruttibile, perché uno spessore di 3 mm di tubolare significa veramente resistente. È più grosso per capricci dello chassis delle automobili. Essendo molto piccolo doveva essere indeformabile e molto solido. E quindi poi si continua. Nella produzione ci si aggiungono al cuore, quindi allo scheletro, ci si aggiungono 3 componenti fondamentali: il blocco di trazione, la parte posteriore e la parte anteriore. Qua tutto ciò che la maggior parte di ciò che è elettronico è tutto di produzione italiana, anche le batterie in realtà
sono batterie di produzione italiana, le celle sono cinesi, come tutte quante le celle nel mercato. Però le batterie sono di produzione italiana, sono assemblate qua in Italia. E noi ci teniamo a mantenere la produzione qua. E, no, anche perché il telaio, chi lo fa? Il telaio lo facciamo noi. Lo fate proprio voi? Sì, lo facciamo noi. Telaio nostro, la verniciatura del telaio è anche nostra, poi arriva qua in linea di montaggio, poi cominciamo ad assemblarsi dei componenti. Questo è l'unotto anteriore, un altro grosso particolare plastico posteriore, presumo siano aziende di stampaggio sempre locali? Allora, in realtà no, in realtà le plastiche non sono locali, lo erano un tempo, è un tipico, è una tecnica che non è semplicissima da trovare più che altro. Però in realtà, al di là delle plastiche, noi abbiamo trovato tantissima competenza di elettronica in Italia. Obiettivamente c'è una chiamiamola filiera produttiva, c'è una ricchezza di mercato. Quindi tutta la parte elettronica che vedremo la acquistate qui da produttori italiani. Sì, esatto. Ma continuiamo, proseguiamo, perché mano a mano che noi andiamo avanti, qua si vedono tutti i componenti che vengono montati nel veicolo. Quindi questo è proprio, diciamo, questo è il veicolo smontato. Il carrello da cui ci si alimenta. Sì. Il veicolo prosegue. Qua ci mettiamo la batteria. Nostra batteria con il case realizzato specificatamente per noi. Finché il veicolo si completa. E qua è pronto per scendere. E lo vedete così, ancora senza vetri, però lo si vede già nella sua interezza, mancano solo gli ultimi componenti. Una cosa vorrei capire, questo è un pacco batterie, sì. Quello che abbiamo estratto prima con allora, il pallino? Cioè, o fisso o rimovibile. Questa è la versione questa fissa. Questa è la versione col fisso. È 100 km, la versione rimovibile è 50-55 km. La scelta è solamente di praticità, quindi io voglio avere più autonomia, ma ho la sicurezza di poterla ricaricare a casa, oppure ho la batteria rimovibile e la batteria rimovibile la posso ricaricare a casa. Quindi è una scelta che dipende dai gusti del cliente, anche perché il prezzo è lo stesso. Fantastico. Mi dicevi che questi veicoli attualmente vengono comprati soprattutto da privati cittadini, sì. Proprio per ambito sì. Diciamo di utilizzo urbano. Vendete in tutta Italia? Vendiamo in tutta Italia, vendiamo in tutta Europa. E il motivo per cui viene acquistato è perché di fatto, quello adesso è un po' complesso da spiegare, noi vendiamo più tempo che un veicolo, cioè prima si parlava di inquinamento, l'inquinamento dell'atmosfera tutti lo conoscono, stiamo accorciando la vita al pianeta, non c'è altro modo di dirlo. C'è poi l'inquinamento dell'aria, noi respiriamo veleno, e nei nostri poloni entra veleno e questa è una cosa che ci tocca più da vicino, lo sentiamo leggermente di più dell'inquinamento dell'atmosfera, però è anche forse più dannoso nell'immediato, diciamo così. Però ciò nonostante c'è una forma di inquinamento che è veramente subdola, che non nuoce direttamente alla salute, che è l'inquinamento di tempo, che però è l'unica forma di inquinamento, secondo noi, è quella che è sentita da tutti. Cioè, posso accettare la CO2, posso accettare le polveri sottili perché non ne ho la vera consapevolezza e non ci rifletto abbastanza, ma non sono disposto a perdere il mio tempo personale. Allora, perché noi vendiamo il birone in città e perché la gente lo compra? Perché fa risparmiare tempo. Tempo, tanto tempo. Tempo nel tanto, parcheggio. Tanto tempo. Fa risparmiare almeno il 35% del tempo di marcia più tutto il tempo del parcheggio. Di fatto noi abbiamo fatto un calcolo, abbiamo diversi video a questo proposito, che si vede che se io spendo normalmente tre ore con la macchina all'interno della città, ne spenderei due con il birò, quindi di fatto risparmio un'ora di vita ogni tre ore che utilizzo la macchina. Quindi il nostro obiettivo non era solo fare un veicolo elettrico, il nostro obiettivo è fare un qualcosa che sì facesse del bene all'ambiente, perché è doveroso, non è solo la tendenza del mercato, è anche doveroso, ma dovesse essere immediatamente accettato dalle persone e quindi avrebbero dovuto vedere un vantaggio immediato. Il vantaggio immediato, che è profondamente egoistico, è quello di risparmiare del tempo dal primo giorno. E chi circola nelle grandi città sa bene quanto può avere una macchina super potente, ma girerà a 30 km all'ora di media, perché hai stop and go, accelera, frena, hai tutti i semafori, quindi avere una macchina super potente non conta assolutamente nulla, e fra l'altro sono macchine di dimensioni molto più grandi, quindi le congestioni
ai semafori, agli incroci, sono congestioni maggiori proprio perché le dimensioni sono maggiori. E poi c'è lo spazio utilizzato dai parcheggi. Le nostre città ormai sono diventate dei parcheggi per le automobili, e quindi chiaramente questo ci sottrae moltissimo spazio a disposizione. Questa è una macchina estremamente compatta, è più piccola delle più piccole autovetture che ci sono in circolazione, e quindi ci può far svicolare per il traffico più facilmente, e il parcheggio decisamente lo trovo in maniera più facile. È una libertà. Noi crediamo veramente che la mobilità sia veramente sinonimo di libertà. Di fatto è uno dei bisogni essenziali dell'essere umano: stare e fare, proteggersi e lavorare, cercare e cacciare, diciamo così. Cioè l'uomo ha bisogno di stare e di muoversi, perché tutto ciò che noi facciamo facciamo muovendoci, a piedi, in bicicletta, in macchina. Quindi la mobilità è proprio un bisogno quasi, diciamo, ancestrale. Le limitazioni della mobilità vengono vissute dalle persone come limitazione alla propria libertà, secondo noi. Per cui, siccome nelle città oggi queste limitazioni alla libertà sono notevoli, fortunatamente, necessariamente, però sensi unici, difficoltà di parcheggio, ZTL, chiusure delle città, sono molto complesse da gestire a livello personale, impattano direttamente in questa necessità di libertà. E quindi, se noi parliamo di mobilità, dobbiamo essere, secondo me, sufficientemente, dal mio punto di vista, coraggiosi di fare un qualcosa che esce dagli schemi, che non è un'automobile piccola, ma è un qualcosa che serve per muoversi da un punto A ad un punto B con la minor complessità possibile. È un salto culturale quello di muoversi non inquinando non solo l'atmosfera, ma neanche il proprio tempo, neanche la propria città, neanche la qualità della propria vita. Ecco, una domanda: abbiamo visto prima la scheda e quindi la possibilità di averla in utilizzo esclusivo piuttosto che condividerla con amici, con parenti, con chi vogliamo noi. Una società che volesse fare lo sharing di questo, diciamo che è tutto pronto per un utilizzo anche tramite smartphone, cioè la prenotazione tramite smartphone, certo. L'apertura, certo. Della sedatura tramite smartphone, perché in questo momento diciamo, c'è già uno sharing elettrico di una mini vettura, certo. Elettrica, e si apre con lo smartphone, quindi certo. Anche in questo caso sarebbe possibile. Sì, noi ai grandi player ci proponiamo in quattro modi diversi: o ci proponiamo solamente con il veicolo e loro ci aggiungono l'hardware, il software e quindi anche la piattaforma di gestione e soprattutto la piattaforma mobile per accedervi, oppure possiamo fornire il veicolo e l'hardware e loro ci mettono la parte del software. Oppure possiamo addirittura fornire il veicolo, l'hardware e il software, loro ci mettono solo la facciata che è l'app, oppure addirittura veicolo, hardware, software e app. Noi offriamo il ventaglio delle possibilità, ancora un po' come prima, non vogliamo settorializzarci, noi ci settorializziamo con la nostra missione, che è quella di fornire un veicolo molto piccolo e molto pratico, però poi come uno lo vuole comprare è scelta sua, noi cerchiamo di dargli il maggior ventaglio possibile. In questo momento, a parte i clienti privati che lo comprano, diciamo, proprio per utilizzo privato, c'è qualche, non so, qualche azienda, qualche società? Qualche... Ci sono delle società che lo utilizzano per movimenti esterni e interni, perché come abbiamo appena visto è anche facile entrare dall'interno all'esterno dell'azienda. Quindi senza soluzioni di continuità tra i corridoi delle linee di montaggio fino al centro. Grandi aziende. Sì. Esatto, abbiamo le grandi aziende soprattutto, abbiamo delle flotte di noleggiatori che li noleggiano sia ad uso turistico sia ad uso invece pratico di business in città. Quindi le trovo a noleggio, sì, già in alcune città, sì, macchine, sì, italiane? Sì, 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 c'è Milano, per esempio, a Milano c'è una nutrita flotta di un paio di società che lo noleggiano e lo fanno specificatamente con questo, c'è una proprio, si chiama Biro Rent, che fa questo di professione. Benissimo, benissimo. Allora, abbiamo detto materiale è quasi tutto, in grossa parte italiano. In maggior parte italiano, sì. Il know-how è italiano. Beh certo, è nata assolutamente qua. Ecco, e a livello di know-how e di sviluppo, a livello tecnico, i professionisti, gli ingegneri li trovate con facilità? Molte aziende mi dicono facciamo fatica a trovare tecnici specializzati. Voi, diciamo, avvalorate questa tesi oppure qui in zona trovate sufficienti tecnici, ingegneri per sviluppare hardware, software, eccetera? Abbiamo dei tecnici assolutamente qualificati. C'è poi da aggiungere che qua ci sono anche tecnici dell'azienda che fa parte dell'azienda della mia famiglia, che esiste da 50 anni, quindi c'è anche competenza e know-how in casa, è anche importante.
Abbiamo avuto difficoltà nel trovarli, nel senso che quando abbiamo necessità di trovare dei tecnici non è così facile effettivamente, non è così facile reperirli. Ma quindi l'appello ancora una volta a chi sta scegliendo il percorso scolastico è: guardate che di figure tecniche ce n'è assolutamente bisogno. Bene, se vogliamo fare un'ultima panoramica della macchina, se abbiamo altre cose che vogliamo comunicare, possiamo fare le celle invece le assemblate noi, le prendiamo da un fornitore italiano. Ecco, ci tenevo a farvi vedere questa micro macchinetta perché appunto è l'esempio del fatto che quando si parla di mobilità leggera non occorrono grandi aziende. Sappiamo tutti che in questi mesi si parla delle grandi aziende, soprattutto di quella famosa italiana che è in ritardo sui veicoli elettrici. Ecco, il fatto che un mini veicolo elettrico è più economico, più facile da assemblare, non occorrono le mega strutture, fa sì che io prevedo che in Italia, e vi ho già fatto vedere diverse realtà, per quanto riguarda mini veicoli elettrici, micromobilità, la Ascol prima ci diceva anche dei monopattini, vi porterò anche da un'altra azienda piemontese che fa il pronipote dell'Ape, quindi un quadriciclo che ha la cabina davanti e il cassone posteriore ed è 100% elettrico, è il doppio dell'Ape, per questo dico è il pronipote dell'Ape, però è 100% elettrico. Altre aziende che fanno mini vetture completamente elettriche, ecco, non occorrono grossissimi investimenti, quindi le filiere italiane su questo secondo me si svilupperanno parecchio e questa è già una solida realtà. Quindi chi vuole diciamo usufruirne l'acquista solo via web oppure ci sono dei concessionari? No, ci sono concessionari, abbiamo dei negozi dedicati, uno store a Milano, Roma e poi c'è il nostro sito e l'acquista direttamente da noi. Benissimo, quindi ringraziamo il titolare di questa società, gli facciamo i complimenti per questo mini veicolo e noi ci sentiamo con le prossime dirette. Grazie.